Il premio Atleta di Taranto 2016, che sarà conferito il prossimo 24 agosto alle squadre del Taranto Football Club, Taranto Calcio 5. Per gli uomini, Francesco Rossi per il rugby, Valerio Cardamone per il calcio, Mauro De Filippis Fossa Olimpica, Thomas Fabiano per il tennis. Per le donne, Rebecca Tarsia pallanuoto, Simona Giliberto Calcio 5. Categoria over 25, Roberta Vinci per il tennis e Francesco Lo Consolo per il triathlon. Roberto De Lorenzo è l'ideatore dell'evento. Le novità di quest'anno, già la location è diversa dalla solita che abbiamo fatto finora nelle piazze cittadine. Quest'anno, grazie alla famiglia Melpignano, lo faremo al muletto nel Molo Sant'Eligio. Le novità principali sono che la commissione è formata dai 4 giornalisti locali, Matteo Schinaia, Leo Spalluto, Dante Sebastio e Alfredo Ghionna. Quest'anno ci sarà, fra le novità, il premio alla carriera con Nicola Le Grottaglie, Gemma Chiloiro e Gilberto D'Ignazio. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Taranto. Ascoltiamo a tale proposito l'assessore comunale allo sport Francesco Cosa. È un premio che cresce, è un premio ambito e quindi anche un riconoscimento importante che ogni anno viene rivolto ai migliori atleti della nostra città. E si sta trasformando in una vera e propria serata di gala. L'anno scorso, ricordo, fu fatta in Piazza Immacolata con un maxi schermo dove furono proiettate le immagini dei nostri atleti. C'è stato un grandissimo consenso e quest'anno, anche sul successo dell'anno scorso, abbiamo rilanciato. Quest'anno la location sarà il Molo Sant'Eligio, anche lì, oltre alla serata premiale di riconoscimento a diversi atleti della nostra terra, che è molto importante a livello sportivo, sta registrando davvero ottimi successi, sarà anche una serata, un'occasione conviviale per fare il punto sull'impiantistica sportiva, piuttosto sui grandi successi che la città di Taranto sta conseguendo in ambito sportivo, e poi anche una serata di intrattenimento che è sempre piacevole.